Ciao a tutti anime, bentornati su Quinta Dimensione Letture, care anime, grazie di seguirmi, sono proprio, vi ringrazio proprio di cuore dal mio profondo, davvero a voi qui sul canale, alle persone in privato, insomma agli studenti, tutti quanti, grazie davvero a tutti, anche agli abbonati, Sapete che qui ci si può abbonare per ricevere dei numeri da giocare ogni mese o una volta al mese o 2 volte al mese, grazie quindi a tutti gli abbonati perché è anche questo un modo per sostenere questo canale, tutti gli iscritti da tanto tempo qua, ma anche i nuovi. Vi ricordo a tutti quanti di fare l'iscrizione a questo canale cliccando qua sotto, sotto il video, e poi successivamente cliccare su tutte in modo che ricevete tutte le notifiche di quando pubblicherò nuovi video. Vi invito anche, vi ricordo soprattutto che nella descrizione del video ci sono i timestamps di ogni lettura, quindi ogni tempo voi scegliete la vostra lettura o le vostre letture e andate direttamente alla lettura che vi interessa. Trovate anche la descrizione e i link per acquistare gli oracoli che creo, le tovagliette come questa che è la tovaglietta Ascensione, gli oracoli, per esempio questo è uno di quelli che useremo oggi, messaggi divini oracolo, ne ho fatti anche altri, chi vuole li può acquistare, vado a vedere qua sotto nel link della descrizione del video. Poi su chi vuole parlare con me vada su quintadimensionelletture.it che è il mio sito web dove ci sono elencati i servizi, consulti privati, quello che si può fare, trattamenti energetici, percorsi mensili con me, date un'occhiata al sito web, potete già acquistare e poi si prende un appuntamento. Chi non trova qualcosa che può interessare, insomma, in base alla situazione personale di ognuno, comunque mi scriva un'email che poi vediamo se si può fare qualcosa. Allora, care anime, oggi partiamo con un binomio fantastico che è l'oracolo ed è i maestri ascesi insieme. Abbiamo 3 letture oggi, le puoi ascoltare tutte e tre, ma sceglierne massimo due. Partiamo, ti faccio vedere le scelte di oggi con le nostre pietre. Questo è uno stupendo quarzo rosa, che è la lettura numero 1. Quindi puoi scegliere quarzo rosa, eccolo qua. La stupenda ametista anch'essa, io dico sempre stupendi perché io adoro i cristalli, per me sono proprio la pelle, la mia pelle. Quindi la lettura numero 2, ametista, eccola. E poi abbiamo un quarzo fumé, la lettura numero 3, stupendo, meraviglioso quarzo fumé. Eccolo qui. Quindi rosa, lettura numero 1, viola, lettura numero 2, fumé, lettura numero 3. Adesso io facciamo così, preparo i mazzetti, metto questo qua. Anzi, mi piace determinato con la punta verso le carte, facciamo così. Partiamo subito, care anime, intanto voi scegliete, o la pietra perché vi piace, vedete voi. Vediamo l'oracolo, il sogno dello sciamano, così si chiama, stupendo, con delle dritte dentro, delle cose veramente fantastiche che scavano molto in profondità, Questo serve molto per lavorare su di voi, quindi ascoltate bene. Allora, vediamo. Per il quarzo rosa, per l'ametista e per il quarzo fumè. Poi mettiamo un maestro asceso. Vediamo chi esce fuori, chi deve parlare, chi ha dei messaggi qui e ora per il quarzo rosa, per l'ametista, per il quarzo fumè. E in ultimo mettiamo il mio oracolo, messaggi divini oracolo, e vediamo anche qua qual è il messaggio sincronicamente perfetto che ti deve arrivare. Se ti interessa questo mazzo, c'è il link in descrizione, per acquistarlo. Ti fai l'oracolo quotidiano con la carta del giorno. Vediamo qual è il messaggio qua per chi ascolta il quarzo rosa, l'ametista, il quarzo fumè. Questi sono i nostri mazzetti, care anime, mazzetto numero 1, quarzo rosa, mazzetto numero 2, ametista, mazzetto numero 3, quarzo fumè. Facciamo un bel respiro, ovviamente cerchiamo la connessione in modo che ci arrivi ciò che ci deve arrivare.
Eccoci qua. Cara anima, ti hai scelto il quarzo rosa. Andiamo. Vediamo subito che cosa c'è per te. Leggiamo subito l'oracolo, poi facciamo i maestri accesi e infine facciamo i messaggi divini. Partiamo. Ascolta attentamente, consiglio di prendere appunti anche. Allora, intanto abbiamo un numero, guardate che stupenda armonia di colori molto caldi, guardate che bellezza. Sembrano quei paesaggi fiabeschi incantati, molto molto bello. Allora, qui dice la mente piena, pensiero di gruppo. Abbiamo un numero, ripeto, che è il numero 40, però questi sono assolutamente da leggere, perché abbiamo un manualotto allegato a questo mazzo. Che c'è assolutamente da leggere. Mantenere una mente sgombra, pensieri dolorosi, pensiero di gruppo. Approfondiamo perché ti è arrivata questa carta. La mente umana può essere così tante cose: una prigione, una latrina, un circo, un tempio, una caverna. Può essere un luogo di restrizione o di espansione infinita. In questo preciso momento prestate attenzione a dove vagate con la mente. La qualità dei vostri pensieri è importante, dato che state vivendo un periodo fertile per una piena manifestazione. Voi volete assicurarvi che i semi che piantate germoglieranno e fioriranno nella vita che cercate di costruire. State attenti a non spargere erbacce. In questo momento è anche facile farsi influenzare dagli altri. Soprattutto nella nostra era digitale è difficile proteggere voi stessi dall'energia e dall'enorme quantità di informazioni che vi bombardano 7 giorni su 7, quando dico spesso nei video, attenzione a chi ascoltate e cosa leggete. Se consentite ogni timore e incertezza di inquinare la vostra mente, le vostre emozioni, colmerete voi stessi di questa negatività e ne vedrete di più nel mondo esteriore. Tenetevi fuori dai pettegolezzi e da altre forme di pensieri di gruppo. Perché quando ferite un'altra persona o la limitate con la vostra invidia, create un vuoto per voi stessi. Perciò, colmatevi di pensieri di abbondanza, immaginate il vostro universo libero da restrizioni e animato da grandi dosi di speranza e bontà. Prestate attenzione a ciò di cui la vostra mente è piena e abbiate fede. Il bene porta altro bene, l'amore altro amore. La gratitudine, altre cose per cui essere grati. Quindi qui ci ha dato bellissima spiegazione questo oracolo. Cara anima, è stato molto chiaro, eh? Attenzione a quello che pensi, attenzione a cosa dici in questo momento. Non farti influenzare dagli altri. Se nei social, perché tanti, è un argomento questo che anche in privato viene fuori molto spesso, no? Apro il social, ma arriva per forza quella cosa, io non la posso controllare perché mi arriva, apro, c'è quella. E bene o male quella frazione di secondo l'ho letta. Come faccio, Aura? Allora, in qualsiasi social c'è la possibilità, adesso mi tocca fare anche la tecnica digitale, però se può aiutare, bene. C'è in ogni social, fatevi aiutare da qualcuno, chi magari non è pratico, c'è la possibilità di personalizzare il feed. Il feed, scritto FEED, è proprio il vostro diario, cioè quello che vi viene fuori a voi, in base a quello che guardate. Oppure a volte è anche casuale, perché ogni tanto qualche, diciamo, cosa nuova ve la fanno vedere in tutti i social. Ci sono quelle solite che sanno che a voi piacciono e poi ci sono ogni tanto, tac, i contenuti suggeriti, diciamo così. Potete personalizzare quello che vedete. Andate subito nelle impostazioni dei social che vi interessano e fate magari non farmi vedere più, non mostrare più, non mi interessa. Così piano piano ne vedrete sempre di meno fino a scomparire. Vale lo stesso per YouTube. Tanti mi dicono sento tanti canali di brutte energie, basse energie, cattive energie. Allora anche lì, su ogni video di YouTube che vi compare, sulla destra ci dovrebbero essere 3 pallini, mi sembra, in verticale. Li potete cliccare e fare non mi interessa, non mostrare questo canale, non mi piace. Ok? Quindi da lì, diciamo, il sistema, perché è automatico, non è che è una persona fisica che legge questa cosa che fate. In automatico capisce il contenuto indesiderato, cioè a me non piace questa cosa, non mi mostrare questa cosa, perché guardate che è importante. Cercate di non vedere queste immagini, di non sentire certe voci, di
leggere certe cose. È importante. Questo per quanto riguarda i social, va bene? Questo è un consiglio che vi do. Per quanto riguarda le persone, come diceva qua il nostro oracolo, pensiero di gruppo, attenzione anche a chi vi mettete vicino. Quando sentite qualcosa, ve ne andate, andate di fuori, vado a prendere un po' d'aria, scusate un attimo, vado un attimo qua, c'ho la telefonata, allontanatevi. Quando sentite che vi stanno mettendo addosso, anche involontariamente, mica perché lo vogliono fare apposta, c'è anche chi lo fa apposta, ma anche chi non vuole farlo apposta, comunque inevitabilmente vi colpisce. Quindi attenzione, qui anche il cammino in solitaria, anche questa è una cosa che dico spesso nel canale e non di gruppo. I gruppi vanno bene fino a una certa, come si dice. Poi il discepolo deve camminare da solo, il gruppo ben venga se c'è da fare un corso, se c'è da fare qualcosa. Però non attardatevi troppo nei gruppi, camminate da soli, perché anche nei gruppi, ne abbiamo tante testimonianze, ci sono delle basse energie di tante persone. Non sono tutti così, perché tutti fanno yoga o perché tutti fanno meditazione, sono tutti esseri di luce sulla terra. Assolutamente no, grosso come un castello. Va bene? Quindi il percorso è sempre meglio poi in solitaria, e poi magari all'inizio uno per prendere il via, se vuol fare qualcosa insieme ad altri, lo può fare. Mi raccomando qua, attenzione ai pensieri e alle parole, alle persone che frequenti, perché qua c'è necessità che devi piantare, come ti diceva prima, questi semi che devono fiorire, mi raccomando, non piantare erbacce, abbi cura del tuo orticello, del tuo bel giardino mentale, di quel bel giardino che può essere la tua vita, se tu lo coltivi bene. Comincia a buttare via le erbacce e così dobbiamo fare nella vita, anche con le persone, via. Andare. Perché non è permesso a nessuno, ok? O quantomeno sei tu che permetti. Sappiate che nessuno è obbligato a stare nella vostra vita, siete voi che gli date il permesso di starci. Quindi anche qui, no? Quanto date a quella persona? Cominciamo o a dare di meno o a toglierla proprio dalla nostra vita. O comunque allontanare il più possibile. Parlo soprattutto di tante cose che mi capita di sentire in privato, delle famiglie, per esempio, dice: "Ma Aura, ma quella è mia madre. Ma Aura, quello è mio fratello, quella è mia sorella." Certo, lo capisco. Effettivamente quello che ho detto ora è cercare di prendere un po' più le distanze quanto più possibile, fare in modo di sentirli meno possibile, vederli meno possibile. Chiaro che certi rapporti non si possono proprio tranciare, a parte certi casi in cui sono stati proprio chiusi e va bene. Se va bene a chi lo fa, va bene a tutti. State attenti qua, va bene? Procediamo. Scusate la parentesina un po' lunga, ma era doveroso perché mi è venuto in mente con questa carta di molte cose che purtroppo ci fanno sorbire per forza, quindi voi dovete avere la forza di andarle a cancellare. Ci sono sempre le opzioni nei social per fare queste cose, eh? Fateci caso. E anche dal vivo, ovviamente. Quale maestro arriva qua? Rada. Qui c'è la fiamma gemella. Riscoprire una parte, diciamo, che hai perso di te stessa o di te stesso. Le relazioni. Avrai esperienza, dice qua, di relazioni, di armonia e guarigione, quindi bene se già ce l'hai. Entrerà eventualmente, perché ancora non ce l'ha, nella tua vita una relazione che ti porterà esperienze proprio armoniche. È molto bello perché la parola armonia e guarigione cosa significa? Che sarà una relazione che ti farà bene, che ti guarirà. Armonia, anime, è una bellissima parola, l'armonia è tutto. Armonia è bellezza, è serenità, è stare in linea, no? L'armonia, metto questa cosa vicino a questa, no? Anche quando una è brava magari a fare le cose, ad arredare, a vedere questa cosa come bella così, armoniosa vicino a quest'altra. Quando uno ha gusto, come si dice, quando uno ha grazia, questa leggerezza, leggiadria, no? Così sarà questa relazione, un'esperienza. Io dico che non è per forza la fiamma gemella. Secondo me possono essere qua, ma arriva anche un altro messaggio, di persone, proprio esperienze, perché qua parla di esperienze della tua vita, non per forza d'amore. Qualcuno forse sì, ma vi ricordo che da canalizzazioni assolutamente attendibili non è vero tutto questo cosa delle fiamme gemelle che c'è, sono pochissime in tutto l'universo quelli che si sono incarnati qua, quindi anche lì cominciamo a stare attenti, come diceva qua, a quello che vi fanno sorbire, perché c'è un certo business su questa cosa, così come lo dissi anni fa sulla cascia e sui registri akashici, e infatti il tempo mi ha dato ragione. Attenzione, attenzione, registri akashici, fiamme gemelle, a non pagare, va bene? Perché c'è tanto business su questo argomento.
Sono così poche le fiamme gemelle incarnate sul pianeta che non ve rendete conto. Se avete delle esperienze un po' bruttine, diciamo, sono anche karmiche, anime. Abbiamo anime karmiche che si incarnano insieme a noi e con le quali dobbiamo fare esperienze. Molti, quasi tutti dei partner sulla Terra che abbiamo sono karmici. Non per questo meno importanti, eh? Non voglio, diciamo, abbassare il livello del karmico, assolutamente no, ci sono tanti karmici sposati, felici e contenti. Quindi non è che se perché non è la fiamma, non è l'anima, vuol dire che non è la persona giusta. Assolutamente no. Attenzione a chi ascoltate, anche qua. Qui la rosa è una stesa di attenzione. Vediamo adesso i messaggi divini, oracolo, che cosa ci dice qua? Chiedici di aiutarti, senza il tuo permesso non possiamo intervenire. Guardate che bella cosa, adesso ve la spiego. 441-411, ti do il permesso di aiutarmi, come vedete è tra virgolette perché è una cosa che devi dire. Allora, se uno prega, chiede aiuto, non è che non arriva, è sempre ascoltata la richiesta e la preghiera, però c'è una piccola cosa che molti ignorano, dare il permesso, che è quello che ti ho detto adesso. Leggi qua. Senza il tuo permesso non possiamo intervenire. Vuol dire che ok, la preghiera magari ti alleviano un po' le cose, eccetera. Ma se vuoi proprio un qualcosa di forte, un cambiamento, una realizzazione di un desiderio, ti prego aiutami a. Io ti do il permesso di aiutarmi, questo devi dire. Perché tanti parlano, parlano, ma in realtà la soluzione, la liberazione da quella cosa non la vogliono davvero. Perché hanno paura del cambiamento, perché c'è la comfort zone, che è la zona comfort che tanti hanno e da lì non ne escono, anche se sanno che stanno male, guardate che sicuramente ne avete esempi nella vostra vita perché sono ovunque, stanno male ma si lamentano lo stesso. Quello è stare nella zona comfort personale. Quando uno dice ti do il permesso di aiutarmi, è coraggioso, cara anima, è coraggio, è sapere che se dico ti do il permesso so che un intervento divino arriverà, così arriva un intervento divino. Dando il permesso, perché il libero arbitrio non lo violano neanche gli angeli. Va bene? È libero arbitrio, l'anima può pregare quanto vuole, ma da libero arbitrio rimane nella zona comfort. Dando il permesso ti liberi da questa zona comfort, però devi essere anche coraggiosa di sapere, sapendo che non si sa, ok? Dove potresti essere spostata. Questo è stupendo, però ci vuole coraggio. Decidi dove vuoi andare. Ricordati sempre questa. Una bellissima lettura che ti è arrivata magari in un momento in cui ti serviva un po', no? Di chiarire le cose. Spero ti abbia aiutato. Se vuoi ti riascolti le cose. Mi sono un po' dilungata. Comunque va bene, si vede che serviva. Grazie mille che hai scelto il quarzo rosa. Se ti è piaciuto questo video, lasciami un like, iscriviti al canale e io proseguo. Lettura numero 2, ametista. Scusate, controllo un attimo se è tutto a posto. Ok, perfetto, andiamo. Partiamo. Ametista, vediamo allora i messaggi che ci sono qua per te. Partiamo subito dall'oracolo, maestri ascesi e messaggi divini. Andiamo. Intanto abbiamo questo 29, che bel verde. Il cactus cornuto, vedete, ha le corna qua sopra, col cactus che punge, intraprendenza. Andiamo subito perché qui è assolutamente questo oracolo da leggere parola per parola. Numero 29, cosa ti vuole dire questa intraprendenza, per esempio, no? Vediamo. Prosperare attraverso la resistenza, intraprendenza, scoperta. Quando nulla sembra accadere abbastanza rapidamente o le vostre idee si sono prosciugate, voi cominciate a mettere in dubbio la vostra importanza. Durante questi periodi della vita, potreste aver voglia di arrendervi, sentendovi frustrati e amareggiati per il fatto di non avere mai successo. Il problema è qui, tuttavia, sta nella percezione. Quindi è come tu percepisci, eh? Il cactus cornuto prospera nel deserto arido, offrendovi il dono dell'acqua quando tutto sembra secco. Se osservate la sua forma, potete vedere le spine naturali che lo proteggono dai predatori e dalle intemperie. Quindi già è protetto, no? Ciò che non vedete sono le radici profonde
che si estendono lontano dalla terra, portandogli un continuo flusso d'acqua. Questa pianta grassa è un simbolo di resistenza, di ingegnosità, dei vostri bisogni che vengono soddisfatti, malgrado le apparenze suggeriscano il contrario. Essa vi ricorda il coraggio e l'implicita saggezza necessari a scavare in profondità sotto la poco accogliente superficie che nasconde un ricco mondo sotterraneo. Potete entrare in contatto con questa magica verità e fiducia? Il deserto è un luogo mistico pieno di creature misteriose che si sono egregiamente adattate al loro ambiente. Il cactus cornuto vi dice di avere fiducia. Questo viaggio è solo temporaneo e ben presto troverete pascoli più verdi. Ma prima dovete riconoscere il vostro coraggio e la vostra forza interiore mentre venite messi alla prova qui. Siate come il cactus, resistenti e pieni di risorse. Carani! Cioè, bellissimo! Allora, non ti preoccupare di come stanno andando le cose adesso, ci sta dicendo. Perché sotto sotto anche il cactus sembra insomma un po' così, poverino, sta nel deserto, no? Morirà. Non muore. Perché ciò che non si vede sono le radici profonde che ha messo, che ha, e che quindi gli permettono di bere acqua un po' come devi fare tu, anche se nell'apparenza, anche quello che sembra, ok? Se magari adesso non è il momento migliore, lascia stare, tu continua. Questo è un esercizio che do spesso anche in privato, di fare un po' i benefreghisti, in senso buono, ok? Anche un po' come dice la metafisica, quando c'è un problema, tu vattene. Io non so chi sei, via. L'unica verità è Dio qua. La perfezione divina qui c'è, via. Ok, questo è un ottimo esercizio di metafisica. E lo trovate tra l'altro anche nei volumi di metafisica che avevo consigliato un po' di tempo fa in un video, Metafisica 1 e Metafisica 2, di Connie Mendes, stupendi, andateli a leggere. Non ce l'ho qui a portata di mano, mi dovrei alzare, ma sto concentrata qua, magari un'altra volta ve li faccio vedere. Allora, intraprendenza sotto qua, tira fuori quella persona che sei. Sappi che ci saranno tempi migliori, però tu devi tirar fuori le tue risorse. Ti ricordo che ti ha detto siate come il cactus, resistenti e pieni di risorse. Ben presto troverete i pascoli più verdi. Riconoscere il tuo coraggio, ti dice qua. Quindi sappi che non sei per niente una persona moscia, come si dice, no? Forse sembra, ma non è così. Tira fuori questa resistenza, tirala fuori la forza. Perché a volte ci mettiamo un po' comodi, magari ormai ci siamo abituati ad agire così e stiamo così. E no, tiriamo fuori quelli che veramente siamo. Ci sono radici profonde sotto di noi, proprio come ce le ha il cactus, e va a prendere l'acqua. Le nostre radici potrebbero essere, per esempio, quelle divine. Sappiamo che anche se l'apparenza terrestre di terza dimensione non è come magari ancora noi la vogliamo, ma sappiamo che c'è questa radice. C'è qualcosa che ci ha fatto nascere, c'è qualcosa che ci fa respirare, alla quale siamo sempre collegati, che non morirà. Quindi tira fuori, ci saranno dei momenti migliori, dice qua. Ok? Poi ovviamente ti puoi riascoltare con calma proprio quando te l'ho letto parola per parola, perché dopo io la commento, ma ti riascolti magari la lettura ufficiale che ti ho fatto della carta, eh? Vediamo chi c'è come maestro. Lo Spirito Santo, aspettati miracoli. Ecco, ti ha pure risposto già qua. Andiamo avanti. Ricorda che solo l'amore è reale. Ecco qua che ci parla di metafisica. Cosa ho detto poco fa? L'unica verità è Dio qua. È il divino. Solo l'amore è reale. Quell'energia là, quella alta. I miracoli arriveranno naturalmente. No? C'è, dice qua, lo spirito che ti sta vicino, una sorta di vicinanza, no? Magari dietro le spalle. Ok? Non ti preoccupare. Vedete come sembra che vi dà la benedizione? Vedete lo Spirito Santo? Con queste mani così, no? C'è la coppa. Aspettati i miracoli e solo l'amore è reale. Qui c'è poco da dire. Qui accadrà qualcosa di bello. Qui c'è una vicinanza che ti sta per portare verso un'altra fase. Perché no, tu devi essere resistente, cara anima, devi essere forte. Tira fuori questa forza, i miracoli accadranno. Te l'ha detto anche la carta dello Spirito Santo, dall'alto. I miracoli arriveranno proprio naturalmente, dal cielo proprio, dal divino.
A proposito di divino, vediamo i messaggi divini, cosa ci dice qua? Guardate, ti sto mandando intuizioni. 444, connessione con i reami superiori. Vabbè, dopo io sono inutile, a sto punto, prossimi video, giro solo le carte e non parlo più, perché una manda l'altra, cioè 444, che è anche tra l'altro un numero angelico, no? C'è una connessione con i reami superiori, di qua lo stesso che c'è lo spirito vicino. Ti arriveranno i miracoli, ti stanno arrivando qui, questa carta, guardatela, che vi dà la benedizione, vi dà qualche energia particolare, che vi arriva, in questo momento qui e ora. Ti arriva anche un'intuizione, anzi, plurale, intuizioni. Ti sto mandando intuizioni, qualcuno qua deve ascoltare. Dobbiamo aprire la porta alla presenza io sono, perché è la presenza divina io sono di ognuno di noi. Che ci fa svegliare. Chiamatela la mattina. Amata presenza io sono, prendi il controllo, prendi il comando. Questa è una frase da dire al mattino. In modo da affidare al nostro sé superiore le cose. E più lo facciamo, più facciamo pratica, più saremo bravi. E vedrete un po' come cambiano le giornate, eh? Provare per credere. Io dico sempre nei miei video, provate. C'è chi l'ha fatto. Provare per credere quello che dico qua. Non dovete credere a nessuno, neanche a me. Provate voi se è vero o non è vero. Fate la prova. Nessuno mi chiede di credere a occhi chiusi, anche se la fede deve essere fede. Ok? Però queste cose tecniche, diciamo così, no? Di fare questa cosa, la frase così, chiamare la presenza io sono, chiamiamole cose tecniche di studio. E di pratica per noi terrestri, provatele un po', vedete se poi cambia qualcosa. Cara anima, se mai ti ripeto, ascoltati, se vuoi ti risenti bene la spiegazione, grazie mille di essere stata o stato qui con me. Lasciami un like al video, iscriviti al canale e io proseguo. Lettura numero 3, eccoci qua che ha scelto il quarzo fumé. Andiamo. Ricordo il quarzo fumé che interessa, protegge anche dalla negatività, un po' come la tourmalina nera, diciamo così. Quarzo fumé fa bene, per le negatività. Allora andiamo un po', vediamo qua l'oracolo dello sciamano, il sogno dello sciamano, il maestro asceso e i messaggi divini che cosa ti devono dire qui e ora. Andiamo. Carta numero 1, lettura numero 3, numero 34, assetto del territorio, saggezza ancestrale. Guardate qua, che sembra di stare su Marte, su un altro posto, vedete un po'? Assetto del territorio, che c'è la scossa, no? Allora, 34, eccolo qui, insegnamenti dal passato, essere ben informati. Qua mi sa che c'avete delle famiglie che parlano, andiamo un po' ad approfondire, molto bella. Ci sono momenti in cui siete destinati a scoprire e a esplorare nuovi territori nella vostra vita e persino a far parte di un'ondata di cambiamenti. Questo è uno di quei momenti. Questo è uno di quei momenti. Questo, quando apri il video, eh. E ciò che state contemplando probabilmente è qualcosa di nuovo per voi. Ma altri hanno tracciato sentieri già battuti e hanno lasciato indicazioni sulle quali potete basarvi e riflettere. È per questo che avete una miglior comprensione delle possibili trappole che potreste trovare lungo il cammino. Quando conoscete la conformazione del terreno, siete maggiormente in grado di sperimentare appieno ciò che vi viene offerto. Questo è un periodo fantastico per cercare una guida o un buon consiglio da un esperto o da una persona più anziana. In quel modo sarete in grado di affrontare le possibilità e le sfide della vita ben informati. Qua vi dovete informare un po'. Sapendo che disponete di una mappa, quindi quando parlava di chi già prima di voi ha tracciato il sentiero, adesso potete essere incuriositi riguardo a cos'altro si trova qui. Questo è un percorso che promette successo in tutti i campi, dove altri prima di voi hanno osato recarsi, voi
scoprirete il tesoro che si sono lasciati dietro perché lo prendiate. Quindi qui dovete prendere questo tesoro che altri vi hanno preparato la strada. Magari sono anche ancestrali, visto che parla, secondo me, anche di possibili collegamenti familiari, secondo me ancestrali, cioè molto indietro, magari la tribù dell'anima, la tribù della famiglia, no? Che ci sono stati magari altri prima di voi, vi hanno già battuto un certo, diciamo così, terreno, no? Per poter andare poi voi, cioè della serie, preparo questo per chi verrà dopo di me. È stato bene, cioè è stato bravo, nel senso, hanno preparato, sapevano, avevano capito. Magari siete una famiglia incarnata, ma non solo famiglia in casa, intendo magari anche le persone che amate voi, no? Anche se non sono familiari. Anime incarnate insieme per un motivo, cioè qui c'è qualcosa che qualcuno già ha preparato la strada per voi. Dovete andare ora avanti, dice qua. Periodo di successo, il momento giusto è ora. Ricordo a tutti il video, questi video, ma tutti, non solo questo, valgono quando li trovi, non quando li faccio io. Se ti arriva fra un anno, vale fra un anno. Se ti si ripresenta fra 2 anni, lo stesso, vale. Va bene? C'è il territorio qua, andare, andare, intanto vai avanti, cammina, vai verso la strada. C'è già qualcosa che c'è stato fatto, quindi gli ostacoli ce n'hai di meno. Perché qualcuno già ti ha preparato la strada. Quindi ringrazia a livello ancestrale le persone collegate a te in tutte le tue vite, no? Le puoi ringraziare, mia tribù dell'anima, mia famiglia dell'anima. Grazie per aver aperto la strada, magari, no? Poi dopo arrivavi tu con le tue gambine, no? E devi fare il resto. È come se qualcuno ti ha preparato qualcosa e tu adesso devi andare a finirlo. No? È carino anche come cosa, no? È un compito, è come fosse tra virgolette un gioco, no? C'è la parte così d'apertura e poi c'è la parte 2. Ecco, una cosa del genere è bella, quindi è un collegamento proprio animico con altre persone. Bello, bello, bello. Vediamo quale maestro asceso c'è qua. Kuan Yin, mamma mia. Oh, qui c'è proprio la cura e la compassione. Abbi cura, di te, cara anima. Scegli di essere amore. Fai quello che è giusto per tutte le persone coinvolte, eventualmente sai qualcosa nella tua vita. Offrire una mano che aiuta. Allora, 3 cose. Scelgo di essere amore. Questa potrebbe essere già una frase, lei ti ha detto scegli. Quindi noi la trasmutiamo già in un'affermazione personale. Lei ti dice, amatissima Kuan Yin del raggio viola, scegli di essere amore, tu già dici, scelgo di essere amore, già solo dirlo, è una delle affermazioni delle tante che sono fantastiche. Poi ti dice, quella è la 1, la 2, fai ciò che è giusto per tutte le persone coinvolte, quindi comportati in un certo modo che sia buono per tutti. 3, offrire una mano di aiuto, quindi sai che forse nella tua vita arriverà o c'è già qualcuno che a cui dovrai tendere la mano, qualcuno che ti chiede aiuto o ti chiederà aiuto, te l'ha già chiesto, te lo sta per chiedere. Offrire una mano di aiuto, la dea della compassione, la maestra ascesa della compassione. La compassione offre aiuto, ma non compassione perché uno dice io sono superiore a te, allora a te ti faccio la beneficenza. No, la compassione con l'umiltà. Ti aiuto perché l'amore è amore e ti aiuto, fratello mio, sorella mia. Questo è il discorso. Ok? La compassione con umiltà. Ringraziate Kuan Yin, chi fa il settimo raggio viola, già sa, la dea della compassione è una roba fantastica, bellissima, una dea potentissima, Kuan Yin, associata al settimo raggio viola. Infatti vedete che abbiamo le tonalità del viola. Allora, vediamo ancora, messaggi divini oracolo, cosa c'è? Per il quarzo fumé, proprio in questo momento gli angeli sono coinvolti nella tua vita. 554 544 cambiamenti in arrivo. Guardate cosa ha detto qua. Angeli che sono coinvolti lungo la strada con te, nella tua vita già ora, quando trovi questo video, cambiamenti in arrivo perché devi apportarli anche tu. Ci sono, qui è una strada da fare, c'è la strada qui, anima. C'è un percorso, c'è una strada. Dice anche di ascoltare consigli, ti ricordi? Saggi consigli, seguire qualcuno che magari ne sa di più, fatti aiutare, senti una persona, qualcuno, insomma, ovviamente che ti fidi, no?
Te l'aveva detto, mi sembra, a metà messaggio più o meno lì, semmai lo riascolti perché quella è proprio letterale, te la leggo, quindi è importante quella parte letta lì, molto, perché spiega molto in profondità. C'è un numero 34, c'è un altro 4 anche di qua, questi numeri, anche delle altre letture, li puoi approfondire nella playlist Numeri degli Angeli, che sono sempre qua, questi video, sono nel mio canale, nella playlist, chi vuole, oppure se hai un libro di angeli, numeri angelici, te lo vai a leggere. 554 544. Abbiamo una conferma di vicinanza angelica nella tua vita in questo momento e ci dicono anche che ci sono dei cambiamenti in arrivo. Ma da qua si capiva che si andava verso qualcosa, eh? Cambiamenti in arrivo. Cara anima, questo era quanto. Poi ovviamente se avete scelto anche più di una lettura, fate uno più uno, no? Anche con le altre. Grazie mille, se ti è piaciuto questo video lasciami un like. Iscriviti al canale, io vi saluto tutti quanti, care anime, vi ricordo chi vuole la rispostina, può fare una piccolissima donazione su ko-fi.com e gli do la rispostina subito lì su Ko-fi, sui messaggi privati. Chi vuole videoconsulti c'è Wisio, wisio.com, tutto nella descrizione del video le trovate queste cose, io ve le ricordo per ricordarvele, ma c'è tutto nella descrizione del video. Chi vuole fare i consulti faccia un giro sul mio sito quintadimensionelletture.it. Poi ci mettiamo d'accordo oppure mi scrivete un'email e vediamo che cosa si può fare. Grazie mille a tutti, care anime, per questo video terminato e vi aspetto presto su Quinta Dimensione Letture per un nuovo video insieme a me. Ciao a tutti, grazie.